Benvenuti in Camere da Sogno, il programma dove rendiamo una camera disastrosa una camera carina. Buon salve a tutti. No, non dico più buon salve a tutti. No. Ciao a tutti, sono Shanti, benvenuti in questo nuovo video. È un vlog, il rinascimento deve andare avanti e l'ostacolo principale per me è la mia camera che io non posso usare perché è veramente un ripostiglio e quindi in questo video proveremo a sistemare, anche perché ho un nuovo sistema che ho deciso di recuperare da, non lo so, lo facevo anni fa, poi ve lo spiegherò meglio, però in pratica ho un elenco di tutte le cose che devo fare e ogni singolo task vale uno o più punti a seconda della difficoltà e di da quanto tempo lo sto procrastinando, e quando io ho accumulato tot punti mi posso regalare una cosa. È un modo sia per invogliarmi a fare di più, cosa che ultimamente faccio un po' fatica, sia per giustificare un po' di acquisti che voglio fare che sono assolutamente inutili. Quindi quanto varrà a sistemare la stanza? Penso 50 punti. Io penso solo 2. Ma io voglio comprarmi delle ali. Secondo voi ci sta questa bambola là sopra? Perché secondo me no. Secondo me è molto più alta di Margaret Elizabeth. Mi ucciderò nel sonno. No. Vorrei usare questi ripiani per mettere le mie cose carine. Allora, il mio amico corvo. Qua ci sono le mie pietre, però non so. Nella casa di prima alcune cose erano fuori. Vorrei organizzarle un po' meglio, però magari per cominciare. Sarà il mio piccolo cabinet di curiosité. Blé de la blé de blu bla blé. Si dice così? Cabinet of curiosities. Però non so, ho alcune cose che tipo non ci stanno, tipo le mie belle farfalle. Cos'è che ci sta? Il mio teschio messicano. Però sono tutte cose piccole, che non arrivano fino in alto, quindi non creano quel giusto flow. Magari un vasetto, devo capire cosa metterci dentro. Così sono o i primi o tra i primi fiori rose che Alberto mi abbia mai regalato, ma ho paura che siano troppo alti per lì. Devo provare. Sono così vecchi questi fiori. Sopravvissuti a 2 traslochi. Non hanno più moltissimi petali, ma non ci staranno mai qui dentro. È un po' piccolo per dei fiori così alti. Ho un'idea. Ho comprato anche lui al negozio dell'usato. Vediamo se non ci stanno tutti. Che palle! Però lui è super carino, lui deve stare qua per forza. Ma tanto i fiori, anche volendo, non ci stanno, quindi non saranno qui. Non so dove staranno, ma staranno da qualche parte. È un casino sistemare questa stanza, perché tutto sembra non essere nel posto giusto. Questi arrivano dal negozio di bijou, dove lavoravo a Losanna. Ci metterò la mia collezione di topi. Avevo un nuovo amico io, con ancora sul cartellino del prezzo. Aspettate. So che queste cose a un po' di persone fanno impressione, però purtroppo è qualcosa che mi ha sempre affascinata tantissimo. E quindi non lo so. Stavo pensando anche, ho un po' tipo di cartoline carine così. La mia idea originaria era di attaccarle al muro, però in realtà anche all'interno del mobile potrebbe essere carino, tipo così. Mi piace. Brava. Non lo so, salteranno sicuramente fuori altre cose strada facendo. Adesso mi sa che devo affrontare qua, dove dovrò far stare tutto il mio make up. It's gonna be fun. Tra l'altro vi ho fatto vedere che è arrivata la nuova carta da parati. Non penso che riuscirò a metterla su in questo video, perché devo ancora trovare una persona capace che me la metta. Ma se tutto va bene sarà presto e sarà il nuovo sfondo dei video. Incrociate le dita che io trovi qualcuno di bravo che non mi faccia pagare un rene. Ciao Shanti, come sta andando? Sono un po' fusa e dover prendere decisioni in continuazione è molto stancante mentalmente, perché è tutto un metto lì, o metto lì, o metto lì, non c'è posto per tutto. E quindi sono un po' provata e poi continuo a notare cose che devono essere fatte, quindi certe cose non posso metterle via perché ci devo fare qualcosa a riguardo e quindi sono un po' affaticata. Giorno numero 2 della sistemazione della stanza, che in realtà comincia dopo pranzo, perché stamattina ho scoperto che mi è arrivato il ciclo dopo una settimana che era finito e quindi tutto molto bello, ma se non altro ho scoperto che probabilmente è colpa del vaccino. Vabbè, ci siamo ripresi, oggi mi aiuta anche Alberto. Sto tenendo la camera nuova, che è tipo come tenere un bambino, sto per perdere il braccio, ma volevo aggiornarvi su un po' di piani per questa stanza. In origine volevo mettere il make-up o lì oppure nella scrivania di qua, però poi ragionandoci, cioè, è tutto molto buio e incavato e sarebbe stato molto scomodo, quindi ho deciso di rivalutare un po' questi cassetti qua del mio armadio, di spostare le cose e fare in modo di mettere tutto il make-up qui dentro, che secondo me sarà molto più pratico. Cosa ne pensi, Alberto Gelato? Sono in mutande. Metteremo dei pixel? Volentieri.
Tra l'altro volevo farvi vedere, praticamente io ogni tot sviluppo una fissa. Questa è una mia fissa di tipo almeno 10 anni fa, degli incensi. E mi riporto ancora gli strascichi delle mie fisse precedenti, perché ho ancora una caterva di incensi da far andare. E niente, questa cosa mi fa sempre molto ridere. Buonasera. Buonasera, sono le 6, piove. Stiamo preparando la vasca per fare un bagno, perché è stata una lunga giornata. Qui non si direbbe, ma in realtà abbiamo fatto parecchi progressi. Cioè, guarda rispetto a prima, direi che... cioè, non c'è male, no? Era molto più pieno prima. Questi qua sono qua temporaneamente, perché poi non so bene cosa ci farò. Qui c'è accatastata un po' di roba a caso. Non è ancora definitivo. Qui per ora ci sono smalti, profumi e cose tech random. Messi a posto da Alberto in una maniera un po' strana, ma... make-up però mi dà molta gioia. Allora, sembra un po' incasinato, ma in realtà è la mia intera collezione a colpo d'occhio e trovo che sia veramente super comodo. È fatto in ordine tipo primer, blush, fondotinti, varie polverine, rossetti, cose per gli occhi. Vedrò se funziona. Qua devo ancora un attimo sistemare, capire dove mettere i pennelli, queste robine qua, però ecco, devo dire che sono contenta di questo piazzamento. E non so se continueremo a questo punto domani o giovedì, perché domani io dovrei andare a fare la comparsa in un posto che però non mi hanno ancora fatto sapere nulla, quindi io spero che salti così posso continuare con la camera. Andiamo a fare il bagno? Yay! Che ridere! Puzza un po'. Come te? Siamo al terzo giorno, che in realtà è il quarto, perché alla fine ieri non sono andata a fare la comparsa, è saltato tutto con mia grande gioia, ma non siamo andati avanti con la camera, quindi oggi è in realtà il vero terzo giorno. Qua in realtà non manca tantissimo, quindi direi sistemiamo giusto queste cosine. Oggi non penso che provare di occuparmi proprio dei documenti, che non è la mia parte preferita della vita. Ma vi faccio vedere un po' di cosine che sono arrivate per la casa, che non credo di avervi ancora mostrato qua su YouTube. E tra l'altro oggi verso le 5:30 arriverà il signore per la casa da parati, non per metterla già, ma per studiarsi la situazione, quindi è possibile che già dal prossimo video o quello dopo io abbia già la mia sezione definitiva. Sono molto esaltata. Ah, e poi volevo raccontarvi un paio di cose, ma facciamo una cosa alla volta. E ci siamo! Più o meno. Allora, abbiamo svuotato, che è già una soddisfazione enorme. Non avere più scatole e scatolone dappertutto è veramente fantastico. Ovviamente non è finito, perché ci sono tipo documenti da guardare, decorazioni da che bisogna trovare un posto, soprattutto tipo quadri, quadretti. Qua vorrei fare tipo un nuovo gallery wall, però devo progettarlo e non sarà questa volta. Anche qua ci sono ancora tutti i quadri, quadretti, cose da appendere, cose soprattutto che richiedono buchi, e quindi è una cosa troppo definitiva, devo rifletterci bene. Però per il resto, beh, anche qua c'è troppa roba, devo decidere cosa lasciare e cosa no, perché per ora è un po' un macellino. È un inizio, già avere tipo il make up a posto per me è una soddisfazione enorme, potermi muovere. Infatti c'è un gran bello spazio adesso. Un gran bello spazio! Oh. Vedrete comunque tutto sistemato, poi penso tipo settembre farò l'apartment tour ufficiale, quando ci saranno i quadri alle pareti, sarà tutto veramente tip top. Ma ci vuole un attimo, perché devono sedimentare le cose, devo percepire dove va appeso cosa. Adesso volevo approfittarne per farvi vedere i mobili che mi ha gentilmente regalato Maison du Monde per l'appartamento. Non è una collaborazione sponsorizzata, ma appunto ci hanno regalato un po' di mobili, quindi volevo farvi vedere perché sono tanto carini. Eccoci qua in sala. Lui è il pezzo forte, è il divano della vita. È morbidissimo e soprattutto ci si fa dei bellissimi riposini sopra. Oggi ho dato prova di questo. C'è anche in blu, però verde era un po' più adatto secondo me a questo ambiente. Abbiamo scelto anche lui, che è il mobile TV, dove qua ci sarà una TV un giorno. Ma per ora abbiamo messo questo specchio, che in realtà pensavamo di mettere all'entrata, però in attesa di una TV. Il nostro mondo interiore è la nostra televisione. Tu ti puoi sedere e osservarti, capito? No, è fighissimo, cioè non è lo specchio più bello che abbiate mai visto. No. Mobile TV che io non ho mai avuto, ma è molto comodo per mettere tipo i videogiochi e... lettore DVD? Non lo so. Come funzionano queste cose? Non ho mai avuto una TV. Questa è la sala da pranzo. Anche sala da cena e sala da colazione. Abbiamo scelto questo tavolo. È stato difficile trovare un tavolo che piacesse a entrambi, ma ce l'abbiamo fatta. Che fa un po' questo stile, un po' generale del... io lo chiamo campagnolo dark. Io metto il campagnolo e Albi lo rende un po' più dark. Non so se capite. Comunque. Quante stupidate che dici.
queste sedie, anche sulle sedie eravamo molto indecise, ma in realtà sono comodissime. Sono così comode che Alberto ne ruba sempre una da usare con la sua scrivania. La verità è che non ho una sedia ancora nella scrivania. Però sono molto comode. Nella scrivania, va bene. No, sono veramente comode. Non è, sono più comode di quelle che avevamo prima, secondo me. Aspetta che tiro fuori tutte le fuffinerie al volo. Allora, abbiamo scelto, cioè ho scelto delle nuove posate con questo colore molto tipo bronzo, super carine. Questa teglia che mi fa impazzire, cioè mi sento tipo Mrs. Maisel. Allora, queste ciotoline che hanno anche le bacchette, ce ne sono due, che tra l'altro ho già scheggiato, non so come sia potuto succedere, ma sono molto pratiche per fare tipo le bowl. Ma ci si scheggiano le cose in lavastoviglie, se sì. Avete consigli per evitare questa cosa? Sì, per favore. E poi io avevo scelto anche due di queste ciotole che io ero convinta di poter usare per il ramen, ma in realtà erano molto più grandi del previsto, ma si usano per fare altre cose, tipo in questo momento è a bagno la cena di stasera, che sono tipo degli gnocchi di riso. Molto buono, consigliato. E queste ciotoline che sono adorabili e molto comode quando avete degli ospiti a cena per mettere tipo le salsine, le patatine, le fuffinerie. Andiamo in camera da letto. Eccoci qua. Allora, la prima cosa che abbiamo scelto da Maison du Monde sono i comodini. Finalmente due comodini uguali che secondo me dà una bella armonia a una camera da letto e la rende un pochino più... più equilibrata. C'è il cerpame di Alberto, ma non fateci caso. Non può così tanto, il mio comodino è peggio. Alberto ha finalmente una luce, una lampadina che si accende più o meno. Ma non c'è pacchissimo quella lampadina lì. Sì, mi sa che dobbiamo cambiare lampadina, ma finalmente una luce sul comodino, cosa che non ho mai avuto nella nostra vita insieme ed è molto emozionante. E c'è un manga molto bello che vi consiglio, per averla di mezzanotte, c'è anche la serie su Netflix. No sponsored. E in questa stanza c'è anche quello dove è seduto Alberto adesso, che non so come definirlo, tipo una panca, una panchina che in realtà sta molto bene qui, ma l'idea è metterlo nella mia stanza quando sarà il momento. Non so perché non l'ho ancora fatto. Sta bene qua, però sarà molto comodo da avere in camera, tipo mi siedo, guardo i miei vestiti e dico cosa mi metto oggi? E ha un bellissimo look antiquato che a me piace molto. Quindi questo. Direi che questo è quanto. Grazie veramente tanto Maison du Monde per averci aiutati ad arredare. Veramente avete fatto la differenza. Andiamo a chiacchierare su quel bellissimo divano. Eccoci qua. Il video di questa settimana è un po' strano. È stata una settimana strana. Non ho rispettato molto le cose che avevo deciso di fare. Infatti tipo nella camera ci sono ancora un po' di documenti da mettere a posto. Poi l'elenco di cui vi parlavo all'inizio del video, quella cosa del i to-dos con i punti, provo a spiegarvelo un pochino meglio. Vi direi di andare a recuperare il video che avevo fatto sul canale anni fa, ma è probabilmente di una qualità assolutamente disgustosa, quindi evitiamo. Insomma, l'idea quando avrò tempo sarà probabilmente di, perché ho liste di cose da fare sparse in giro per la casa, e questo sicuramente è un pessimo punto da cui partire, perché cioè per me la base dell'ordine mentale è proprio avere tutto in un unico posto, e anche per quello che uso Notion, però ogni tanto la carta mi serve, quindi avevo cominciato ad appuntare sulla carta alcune cose, però appunto sono tutte sparpagliate, quindi quello che vorrei riuscire a fare questo weekend è unire tutti i miei to-dos in un punto e dargli dei punteggi, tipo le cose più semplici un punto, un po' più complicate due, magari tre punti per quelle che vedo che rimando da tanti tempo per motivarmi a farle, no? Mi sembra che ai tempi facessi una cosa tipo che quando arrivo a raccogliere 50 punti mi posso regalare una cosa che voglio. Chi mi segue su Instagram sa che ad esempio ero combattuta se comprare o non comprare delle ali di farfalla che erano in pre-order. Ali finte, versione human. Quello è il tipo di cosa che potrei regalarmi per 50 punti. Può essere appunto un regalo di questo tipo, o magari si possono mettere dei premi, non lo so, tipo a 30, quindi un po' meno, magari una cena fuori, o se arrivo a 100 una cosa ancora più grande. Devo ancora un attimo capire, perché comunque mi sono accorta che quest'anno, avendo deciso, faccio meno collaborazioni, quindi mi faccio regalare meno roba e ne compro di più, che può sembrare controintuitivo, nel senso perché uno dovrebbe mettersi a spendere, però mi sono resa conto che quando, cioè i regali non sono mai solo regali quando fai questo lavoro, comunque le persone si aspettano qualcosa in cambio, e questa cosa mi influenzava tantissimo la creatività, quindi essere obbligata, non so, devo far vedere quei vestiti, quindi non posso scattare quello che voglio, devo scattare quei vestiti, fare in modo che si vedano bene, quindi per questo ho cominciato a spendere di più, ma ho cominciato a spendere troppo di più, visto il trasloco, visto la spesa che probabilmente mi aspetta questo autunno, se comincerò questa cosa che voglio fare, di cui vi ho accennato, devo fare la brava. Quindi questo può essere un modo per viziarmi comunque ogni tanto,
ma associandolo a una forma di impegno. Non so se mi sto educando bene, questo è il piano per ora. Tu concordi, Albi? Staremo a vedere cosa viene fuori. Vuoi farlo anche tu? Ma io non ho bisogno di comprare nulla, non ho bisogno di punteggi. Non hai bisogno di punteggi per premiarti? No. Che bravo uomo. Questa in più è una giornata particolare perché ho avuto la psicologa stamattina e sono arrivata da lei, metaforicamente perché ci sentiamo su Skype, e lei mi ha chiesto: come stai? Di cosa vuoi parlare oggi? E io non sapevo che cosa dirle. Dopo aver riflettuto un po', le ho detto: sai cosa? Da quando sono arrivata qua mi sento molto più serena, sono molto meno stressata, faccio meno cose, sono più tranquilla. Cioè, figo, no? Ma al contempo può sembrare palese, però il mio fare che facevo prima, il mio tenermi occupata veramente 24/7, un po' sentivo veramente di non avere scampo, un po' mi rendo conto di quanto mi tenesse protetta dal pensare a determinate cose che magari mi fanno male o mi spaventano. E qui, con il fatto di avere molto più tempo per pensare, il mio cervello è come se certe barriere si fossero assottigliate, le barriere che mi tenevano lontana da certe cose a cui preferisco non pensare. E quindi è strano perché stanno venendo fuori tutta una serie di cose che sotto sotto sapevo che dovevo affrontare prima o poi, però forse avevo bisogno di questa tranquillità per poterlo fare. E lei mi ha detto proprio che spesso le parti più interessanti delle terapie è quando le persone stanno bene, perché un conto è trattare il sintomo, sai, quando c'è un problema e allora ok, la persona sta male, devi pensare al fatto che è depressa o che è questo o quest'altro, ma quando la persona sta bene puoi andare più a fondo. E quindi mi riconosco molto in questa cosa e penso che sarà molto interessante per questo, perché finché ti limiti a risolvere le cose che vengono fuori sul momento, fai dei passi avanti ma fino a un certo punto, proprio perché tratti la situazione temporanea, presente, ma non tratti quello che c'è sotto, che poi è spesso quello che fa venire fuori anche i sintomi poi di volta in volta. E quindi sono un po' preoccupata ma anche contenta di dedicarmi a questa cosa adesso. Che poi non so ancora bene come mi sento riguardo i miei video su YouTube, ma già tipo le foto su Instagram sento che sta venendo fuori qualcosa di più vero di me. E devo dire che se fino a questo momento c'era una parte di me che non era sicura di aver fatto bene a traslocare, adesso sento che forse ce n'era veramente bisogno. E non so se sia la scelta giusta da ogni punto di vista, ma penso che questa strana quiete, questo essere lontana dal caos e di aver ammorbidito un pochino le mie giornate mi stia aiutando ad ascoltarmi molto di più. Proprio a livello psicologico mi sta facendo un grande bene. Ovviamente quando tutto si calma, quando tutto si ferma, appunto vengono fuori magari delle cose che non ti aspettavi, ma almeno hai l'occasione di affrontarle, di tirarle fuori e di vedere cosa c'è di vero sotto. E è un'esigenza che sento da tanto tempo, anche tipo sui miei social, quando io parlo di non essere contenta dei miei contenuti è perché sento che non riesco a far uscire quello che vorrei far uscire. E quindi se sto iniziando a riuscirci adesso penso che sia anche grazie a questo trasloco. È un effetto inaspettato che non avevo calcolato, ma sono contenta che ci sia. A me irrita quando seguo le persone e fanno dei discorsi di questo tipo e tipo dicono le cose ma non le dicono veramente, però al contempo spero che sia un compromesso che potete accettare, perché purtroppo ci sono delle cose che non mi sento di condividere, non so se per ora o mai, però capisco l'irritazione di essere tipo incuriositi perché qualcuno ti ha dato quel... ma non ti ha dato tutto, e quindi chiedo venia. Penso che chi è in grado di ascoltare sa cogliere gli indizi. Sono una che lascia molte bricioline qua e là, forse perché sotto sotto vorrei poter parlare di qualsiasi cosa, ma mi piace pensare che chi è pronto per capire colga gli indizi quando io li lascio, questo. Ma tra l'altro io vi ho detto che prima è passato il tipo per la carta da parati e mi ha chiesto una cifra folle, e quindi non so quando mai riuscirò a mettere quella carta da parati. Ma sono problemi belli da avere questi, quindi ce li teniamo. Io vi ringrazio tantissimo per l'affetto che mi date sempre, per l'ascolto, per aver voglia di ascoltarmi e di guardarmi e di supportarmi sempre. Vi ringrazio per la visione, vi auguro una magica giornata e noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao! Spero di aver risolto con l'audio. So che negli ultimi video era un po' debolino, fatemi sapere se questo era meglio. Bye bye.